Hadouken! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video reaction con Dragon Ball Abridged. Con noi ci sono gli ospiti di sempre, ormai è fisso parlare di Dragon Ball Abridged. E la... Sì, sento, ok, posso, ok. No, pensavo c'era problemi d'audio, ok. Con noi c'è Barto. Buonasera a tutti e a tutte. Questo tipo di Dragon Ball è meglio di qualsiasi altro Dragon Ball. Perlomeno ci si fa due risate senza troppe incrementali, livelli, eccetera. E il buon vecchio Kevin. Wow. Mi senti, Kevin? Sì. Ok. Perfetto, dai. Diamo inizio un po' allo show, alle nostre reaction. Ok, avvio il primo video che vedremo stasera. Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Finalmente! Finalmente è morto! Ora sì che sono felice! Potrei anche non uccidervi più! Vabbè. Davvero? No! Vi fotterò comunque alla grande! Gohan, Krillin, mi occuperò di Vegeta da solo! Voi rifugiatevi il più lontano possibile! Dov'è finito Krillin? Fui! Gohan, segui Krillin! Torna a casa dalla mamma. Va bene, papà. Vuoi che le dica qualcosa da parte tua? Sì, Gohan. Dille... di buttare la pasta. Perché ho una fame da lupi. Ho una fame da lupi. Quindi praticamente... ma ha capito che lo scontro durerà perlomeno 2-3 ore. Vabbè, rimetto l'audio perché finisce la musichetta. Sei pronto allo scontro? Puoi scommetterci. Una cosa, possiamo andare da un'altra parte a combattere. Qui non ti piace? Non proprio. Sai, questo posto mette un po' i brividi. In effetti è un po' macabro. Sai com'è. Nel frattempo, sul pianeta di Rekkaio. Ci siamo, lo scontro sta per cominciare. La resa dei conti tra il principe dei Saiyan e un guerriero di classe inferiore allenato da me. Si accettano scommesse, ragazzi, si accettano scommesse. Yor, punto 50 dobloni su quello basso. Ma signore, le pare il caso di scommettere? La sconfitta di Goku comporterebbe la distruzione della Terra. Prego, continua. Vabbè, punto 1000 zeni su Goku. Ehi, posso scommettere anch'io? Aspetta un attimo, ma tu non sai già come andrà a finire. No. Ecco, ci siamo. Oh sì, il posto è perfetto per edificare la tua tomba. Ascolta, non è necessario questo scontro, lo sai. Se te ne vai e prometti di non tornare, per me va bene. Evitiamo altri massacri inutili. Mai e poi mai. Dov'è finito il tuo orgoglio Saiyan, Karat? Siamo una razza fiera di guerrieri, educati a combattere e conquistare. Questo pianeta ti ha rammollito, lo sai? Nessun ripensamento? Basterebbero delle semplici scuse da parte tua e... No, nessun ripensamento! Nessun ripensamento, allora? No, ho detto di no! Eliminerò questo pianeta, polverizzandomi con le mie mani! Kaioken! Kaioken? Ok, niente male come inizio. Ma sei ancora molto impreparato rispetto a me. Adesso vedrai la vera potenza di un Saiyan d'Elite. Elite? Che cosa significa? Significa che sono di classe superiore. Un superdotato, il più alto rango che si possa raggiungere.
Ok, mettiamola così. Tu sei tonno in scatola e io salmone affumicato. Oh, ma a me piacciono entrambi. Giusto. Penso che inizierò a pestarti adesso e non so se smetterò. Prima di cena, se puoi, perché ho detto a Gohan di dire a Katie che... Cosa c'è, Carrot? Non reggi il passo? Ti avevo avvisato, Carrot. È impossibile che tu riesca a sopraffare uno come me. Stai combattendo una battaglia persa. L'unica cosa che ti rimane da fare è crepare assieme a questo pianeta. Triplo Kaioken! Ancora! Questo non vuol dire nulla. Tutto bene lì dentro? Sì, sto da favola, guarda. Ci sono gelati e orsetti gommosi dappertutto. Ah, davvero? Posso venirci anch'io? Sono circondato da idioti. Ma non eri circondato da gelati e orsetti gommosi? No. Ah, ecco che si incazza. Non può essere impossibile. Non posso farmi prendere in giro da un bamboccio del genere. Oh, sembra che qui qualcuno abbia mangiato troppo gelato, eh? Ora basta, me la pagherai. Sì, addio a questo mondo, Carlos. Questo non è molto carino, sai? Certo che no! Sono un cazzo di antagonista! Ti avanzo mica del gelato! Ancora! Come l'ho detto! L'hanno fatto tutto. Pensavo che c'era qualche spezzone. Questa è la tua fine, Carrot. Non hai più alcuna chance. Ho messo tutta la mia forza in questo attacco. E ora crepa assieme al tuo patetico pianeta. Quadruplo. No. No. No, per favore, no. Nel frattempo, sull'isola del genio... Vi ricordate quanto era bello essere utili? Protagonisti, sempre insieme agli altri, e aiutare? Sì, è vero, hai ragione. E ricordate l'esercito del Fiocco Rosso? Certo, ero piccolina, certo, non mi ricordo. Per non parlare di Al Satan. Brutta fascia materia. Anch'io. Chissà che fine ha fatto Laura. Chi? Ah, è vero. Non si vede più Laura in Dragon Ball Z. È soltanto in un frame. Nel frattempo, tornando alla storia... Dannato bastardo! Non è possibile! Io sono il principe! Dovrei essere il migliore a prescindere! Bene, gliela farò pagare molto cara. Mi trasformerò in scimmione e per lui sarà la fine. Dov'è la luna? Dove cazzo è la luna? È vero. Distrutto da me. I miei complimenti. In sua difesa, la luna lo aveva guardato male. Sei un idiota, ma a quanto pare un po' ci sai fare, lo ammetto. Ma l'assenza della luna non mi fermerà. Siamo capaci di farne un artificiale, con le stesse identiche caratteristiche. Domanda! Cosa c'è? Non è di miele, vero? È molto più divertente di quanto potessi immaginare. Non è di formaggio. Inizia a tremare, Carrot! La tua vita diventerà insignificante, non appena ti avrò mostrato il mio enorme... Aspetto scimmiesco. Credevo che lo tirasse fuori. Ma dai, che ma dai. Si sta ingrandendo. Quindi avrà solo più forza e meno velocità. Oddio, è velocissimo. È fortissimo. Devo escogitare un piano. Aspetta, ci sono. Devo solo pensare come una scimmia. E quindi? Ehi, sta funzionando.
No, è solo Bubbles! Scendi dalla mia schiena, Bubbles! Goku, ascoltami! L'unica speranza che ti rimane è usare l'energia sferica a piena potenza! D'accordo! E stai molto attento, assicurati di essere al riparo! Ci vuole moltissimo tempo per raccogliere tutta l'energia! Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Bene! Commenti da fare? Sì, dico solo alla fine Vegeta... E vai Kevin. Alla fine Vegeta è riuscito a mangiare un po' di gelato almeno. A me sembra uno scemo e più scemo. No. Il bello... Allora, il bello è questo. Ok. Kaioken, che cos'è? E si becca il cazzotto, ok, non lo sapeva e va bene. Triplo Kaioken, che cos'è? E si becca una scaricata di pugni. Cioè, pensi che quando senti Kaioken arrivano i pugni. già con la seconda, già col triplo Kaioken dovresti essere già abituato che arrivano i pugni, dovresti evitarli. Ok. Ok, non li evita. Poi quando sta facendo quadruplo caio e lui inizia a dire no. No, ma la cosa, scusa, faccio velocissimo Kevin, la cosa che hanno lasciato in maniera divertente è dire io sono il principe, dovrei essere il migliore a prescindere, scusa, ma un minimo di culo te lo devi fare se vuoi essere il migliore. Goku si è fatto un culo mica da ridere. In effetti è così. sono talmente felice che l'ho ucciso. Ah, finalmente l'ho eliminato, l'ho tolto da mezzo, che quasi quasi non vi ammazzo. E Krillin, davvero? fui, Krillin, fui. Tanto su Nappa se ne riparlerà fra un po'. Sì, lo so. E sarà molto molto peggio per Vegeta. Siamo arrivati. Wow. Basta. No. Ok, metto sempre episodio 10, seconda parte. Posso dire un'ultima cosa? Vai, dimmi. Prima Bartolomeo ha detto che sono scemo più scemo, ma invece no. Sono Vegeta è uno scemo ancora più grande. Vabbè, perché Vegeta non è scemo. Molto meno rispetto a Goku. Questo è vero, quindi facciamo Vegeta scemo e Goku più scemo. A fianca a Nappa maxi scemo va bene. No, vabbè, ma Nappa era è molto divertente. Non ce la faccio. L'episodio precedente, non questo qui che abbiamo appena visto, ma quando Nappa combatte contro i guerrieri Z, sta per sferrare un attacco, si ferma e dice: Vegeta, so volare. Cioè, stai volando da tipo 4 episodi. Ora te ne accorgi. Va benissimo. Ma è ovvio. E poi quando Vegeta dice ci hai ripensato, prendilo Nappa, prendilo con i denti. Sì, il Kizan o il cerchio magico, come si vuole intendere. E giustamente si lamenta della ferita che gli rovina la carriera da fotomodello. Non ce la faccio. Ok, dai, metto parte 2. Dai fan, Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Che cosa ti avevo detto, Carrot? In questa forma sono 10 volte più forte, mentre tu riesci a malapena a difenderti. Urca! Questo è ancora peggio di quando andavo al liceo e i compagni mi chiamavano Goculo ed ero lo schiavetto di Junior e non riuscivo a dichiararmi a Kikie. Devo aver picchiato la testa molto forte prima. E ora, caro, il colpo finale!
Oh, cacchio! Cosa farebbe Yanko? Cazzo, lo diciamo. No, no! Cosa farebbe Tenzin? Ecco, so cosa fare! Sei finito, caro! Colpo del sole! I miei occhi! Cazzo, è come andare in bagno e vedere Freezer sotto la doccia! Aspetta, Freezer è sempre nudo! Bene, dovrai aver guadagnato tempo! E ora si fa sul serio! Pianeta, donami la tua energia! Ho bisogno del tuo aiuto! Oceani, foreste, abitanti del pianeta! Tutti gli animali che vivono sulla Terra! Ah, Vegeta continua a parlare, ecco, non è un problema. Credo che possa bastare. Anche se un altro pochino non sarebbe male. E muoiono tutte, vabbè, occhio. Papà? Perfetto! L'energia sferica è pronta! Funzionerà! Finalmente ci vedo di nuovo! Ora ti farò pezzi sul serio, un attimo lo scopo. Per chi non avesse capito questa scena... L'energia sferica prende energia dagli esseri viventi, a prescindere se siano animali, persone, cose, eccetera, eccetera. Praticamente questa scena ha fatto vedere che ha prosciugato l'energia di un cervo e il bambino fa papà, papà, e papà non c'è più. Se fosse stato un leone sarebbe stato molto più tragica la cosa, riferimento Disney. No, Mufasa, no, ma no, no, perché... Però, dillo anche di nuovo. Anche se il cervo fosse stato un cerbiato sarebbe stato peggio. E ricordiamo la madre di Bambi. No, ancora pure Bambi. Perché tutti questi traumi stai mandando ore in onda? Perché è la Disney che ti dà tutti questi traumi. Lamentati con la Disney. Sì, vabbè, ma... Oppure se Goku avesse spezzato il cuore a una scoiattolina sarebbe stato peggio. E chi ha seguito la spada nella roccia sa quello che dico. Appunto. Cioè, paradossalmente in Dragon Ball le morti sono meno traumatiche persino di Krilli, Yanko, Tenzin, Junior, che ci schiattano ogni due per tre, le senti di meno. Per fortuna, direi. Un'ultima cosa. Cari fan della Disney, pensate alla scoiattolina. Sì, ammetto che mi ci sono rifissato con quel personaggio, perché mi commuovo, ok? Ok, dai, metto l'episodio in play. Ora, prendi questa! L'energia di tutto il mondo! Oh no! Ma perché urlo sempre? Ehi, senti questa! Sai qual è il contrario di papà Gambalunga? No! Papà gamba rotta! Che battuta! Ma non fa ridere! Infatti non fa ridere! Pazienza! E ora farai la stessa fine che hanno fatto gli Arliani! Chi? Appunto! Crepa maledetto! Pianeta Arlio! Ancora lo stesso occhio! Va bene così! Però... E ora diamoci la gamba! Oh cavoli, se sarebbe bello! Ora ne ho abbastanza! Giusto, eh. Ti farò a pezzi! Immaginazione! Adesso, gustandomi la tua agonia! Krilli, sei sicuro che mio padre possa cavarsela da solo? Non preoccuparti, Gohan! Hai visto quanto è diventato forte, no? Sono sicuro che se la sta cavando... Eh? Eh? Gesù Cristo, superstar nei cieli! Preparati, Carrot, sto per ridurti le ossa in briciole! Ma che... Non ci credo, esilarate! Levagli quelle sporche mani di dosso, lurido primate! Che insulto originale! E dimmi, se non lo lascio, che mi succederà? Te ne pentirai amaramente! La legge di azione di massa afferma che la massa di un corpo aumenta la forza d'impatto quando il suddetto corpo precipita al suolo. Data la tua stazza, eserciterai un notevole impatto che porterà alla tua sconfitta! Che? Provate! Più forte cadono! Che? Ah, piantala! Sì.
Senti, piccolo, sei davvero coraggioso, ma tuo padre ha un piede nella fossa e nessuno di voi ha le capacità o le forze per... Io magico! Farmi fuori. Che cacchio! Siete spacciati! I più forti combattenti del vostro pianeta sono a terra, impotenti, al cospetto di un Saiyan d'Elite. Nessuno di voi può fermarmi! Nessuno di voi... Nessuno di voi... Eri un Shirobai. Sembra ottimo, no? Aiuto! È l'eroe del pianeta, Shirobai. Maledizione! È tornata normale! Gon, possiamo farcela! Possiamo batterlo! Abbiamo una chance! Ok. Numero 9. Sai cosa? Pensavo di essere molto più arrabbiato, dato che sono stato umiliato e ho perso anche la coda. O forse sono così incazzato da essere tornato di nuovo al punto di partenza. Quel che è certo è che è ora di farla finita! Gohan, sei tu? Ehi, papà. Mi dispiace tanto. Tranquillo, Gohan. Hai fatto del tuo meglio. Almeno... sei tornato a casa dalla mamma e le hai detto di... In realtà non sono ancora passato per casa. Sono tornato per salvarti. Papà? Errare è umano, Gohan. Ma ora dobbiamo essere forti, ok? Papà! Figlio mio! Vabbè! Dai, un momento tra padre e figlio... Sono tra i pochi. Ah, è bella che c'è pure la musichetta, mi sembra di 300. Che hai da dire, Carrot? Mi avete fatto a pezzi, mi avete tagliato la coda, mi avete preso a pesci in faccia, ma non avete ancora annientato il mio orgoglio. Ah, il mio orgoglio. Tu insegnai a fare del male al mio papà. E tu cosa pensi di fare, eh? Non ti rimane più uno straccio di energia. Il mio occhio. Ma che cazzo hanno contro sto cazzo di occhio? Krillin, vieni qui. Devo consegnarti una cosa. Il tuo testamento? No, si tratta di tutta l'energia del pianeta. È la nostra ultima speranza. E tu la consegneresti a me? Sai, sono un po' a corto di opzioni. Eh? Porca zozza, ecco come ci si sente a essere importanti. Personaggio inutile della serie. Su, sbrigati, Carrot. È ora di salutare tuo figlio. Caspita. Che potenza! Proviene da ogni essere vivente sul pianeta! La sento crescere dentro di me! Tutti gli uomini, le donne, i bambini! Questa è l'essenza stessa del pianeta Terra! Beccati questo pezzo di merda! Tutta la canzone! Ma che diavolo è? Goditi la permanenza all'inferno! Che cacchio! Ma non è possibile! Gohan, ascolta! Devi farla rimbalzare addosso a Vegeta! Ma com'è possibile? Non credo che l'energia funzioni così! Non avere paura, Gohan! Puoi farcela! Sei un bravo bambino! Ok! Se hai fiducia in me, allora... Se non ci riesci, morirai! Cosa? Siete agli sgoccioli ormai! Era la vostra ultima chance! Siete spacciati! Non c'è più nulla che possiate fare per... Cos'è questa puzza di cerbiatto? No, non sei cercato, no. Si è dannata la mia arroganza! Goku, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto! L'abbiamo sconfitto con l'energia sferica! Ottimo lavoro, ragazzi! Con la Genkidama! Hai visto, Goku? È fatta, possiamo tornare a casa! È stata dura, ma adesso... non rivedremo mai più quello stramaledetto Saiyan! E torna indietro. Mai più vivo! Non lo rivedremo mai più vivo, volevo dire! Meno male che questa brutta storia è finita! Lo mangi quel Saiyan? Cosa? È mio! Vabbè! Comunque pare che l'energia sferica abbia funzionato! E perciò possiamo tornare a casa e continuare a... Metto un attimo pausa, perché vorrei un attimo capire una cosa. Jirobai dice, quel Saiyan è mio. Che sta a significare?
No, sta a significare che prima gli ha chiesto: lo mangi quel Saiyan? Ah, ecco. Non avevo capito, lo mangi. Cioè, che... Visto che il Krillin non lo mangia, quel Saiyan è mio. Ok, però... La magna. Cioè, un po' schifo. È un cannibale. Allora, no, se consideri che i Saiyan sono delle mezze scimmie. È come se lui mangiasse una scimmia. Il spirito luogo comune sui Saiyan. Vabbè, sì, alla fin fine sì, sono comunque degli alieni, quindi sono di carne diversa, però sono geneticamente quasi uguali agli umani. Cioè, sono geneticamente dei primati. Dalla pelle d'acciaio, per gli standard umani. Però, cioè, quello che voglio dire io, alla fin fine... Dato che i Saiyan comunque possono procreare con gli umani, alla fin fine sono di... il genere è quello. Cioè, non penso che se arriva un... Che cazzo ne so, un... Allora, un hit, un... Che ti devo vedila dire? Come, vedila come un tipo diverso di Homo. Nella storia dell'evoluzione dell'essere umano, l'uomo è stato mostrato in diversi stadi dalla natura. Esatto. Non c'è soltanto l'habilis, l'erectus, il Neanderthal, il sapiens, ce ne sono stati molti altri di esperimenti. Se lo vedi da questo punto di vista, i Saiyan sono una tipologia sperimentale di primati spaziali. Come i terrestri, solo che i terrestri sono da quel punto di vista limitati dalla loro energia stessa. I Saiyan la raddoppiano ogni volta che escono vivi da uno scontro mortale. Esatto. Però alla fin fine, geneticamente sono simili. Perciò mangiare un Vegeta, cioè mangiare un Saiyan, è cannibalismo. Sì e no. Vabbè, no, alla fine, invece di essere una scimmia così, è uno scimpanzé. Cioè, alla fin fine, pure noi siamo scimmie. È uno scimmione. Ma è come mangiare un gorilla, cioè. Una scimmia mangia un gorilla. Ma le scimmie si mangiano a vicenda. E gli scimpanzé si mangiano le altre scimmie. Raga, ho un piccolo problema col telefono. Deve mettere a caricare? Sono bloccato sulla schermata, devo un attimo riavviare il telefono. Ok, non ti preoccupare. Ok, nel frattempo un po' di battibecco su questa cosa, tu riavvia. Comunque, guarda che... Com'è questa cosa sempre... che... Cioè, scusami, fammi un attimo capire, com'è? Le scimmie mangiano altre scimmie? I scimpanzé mangiano altre scimmie. Sono cacciatori, tra le altre cose. Sì, ok, però altre scimmie, cioè è come se un leone mangiasse una tigre, cioè... I leoni a volte si mangiano anche tra di loro, cioè per un animale carnivoro è sempre la carne... Sì, alla fin fine basta che è carne, però quello che dico, alla fin fine rientra nel cannibalismo. Sì, rientra nel cannibalismo, ma anche nell'approfittare di qualsiasi situazione. I feriti, se si trovano in difficoltà, questi scarseggia il cibo, li uccidono e li mangiano. Vabbè, sì, questo sì, è ovvio. Abbiamo varie testimonianze di queste situazioni di cannibalismo, allora, in Polonia... Sì, no. Che comunisti mangiano i bambini. Detto un po' così, è brutta, però. Jirōbai è un primitivo? Sì. E per i primitivi anche lì ogni cosa è buona. Si è mangiato un servitore di Al-Satan. Vabbè, quello è un mostro, quindi va bene, carne diversa, quindi va benissimo. Si voleva mangiare un alieno Saiyan, se avesse avuto un freezer a disposizione probabilmente si sarebbe mangiato un freezer, quindi
Quindi Jiroba e mangia di tutto. Appunto. Oh mio Dio. Per quanto riguarda il livello carne. E Bulma gli lascia anche Trunks in braccio. No, diciamo Dio. Che la risposta è anche lì è sì e no. Tanto che l'hai visto anche lì come sono andate le cose e lo vedremo in futuro. Kevin, sei tornato? Sì. Ah, una piccola domanda. La webcam non era attiva prima, giusto? No. Ah, meno male. Ok, dai. Scusate, riprendo la visione cliccando sul play. Ragazzi, abbiamo vinto, no? No, è bello, ragazzi, abbiamo vinto, cioè stanno urlando disumanamente. Che cazzo vuoi vincere? Leggendo tutte le ragioni, è stato umiliato più riprese. Ciò che segue è una parodia. No, vabbè. Vegeta, ok, urla perché è tornato, quindi le urla di battaglia, urla, ok. Ma gli altri, Jiroba e Krillin e Gohan, stanno praticamente... un momento, che ho sbagliato a cliccare qui, ok. Jiroba, Krillin e Gohan stanno urlando per la paura. È inutile che vai a chiedere, ragazze, ma abbiamo vinto. Cioè, che cazzo domande a fare? Vabbè, dai. Metto play della terza parte, l'ultima parte dell'episodio 10. Segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. I prodotti originali. Sai, in questo momento mi viene in mente solo una parola da dire. Sganasciore! Dici. E per quanto riguarda voi due, preparatevi ad un finale con il botto. O almeno spero. Oh, mi sa che non finirà bene. Oh no! Ditemi che è uno scherzo! Sono ancora vivi! Oh, il diavolo tutto! Non avrò abbastanza energia per uccidervi tutti in una volta. C'è proprio la freccia! Posso comunque uccidervi tutti senza problemi. Tu! Hai squarciato la mia armatura! L'avevo ricevuta in dono da mio padre! Scusa, sono certo che tuo padre fosse un grand'uomo! Io detestavo mio padre! Allora sono certo che tuo padre fosse un uomo di merda. Come osi parlare di mio padre a quel modo? Cioè, deciditi. Adesso posso rilassarmi e darmi alla pazza gioia. Ma sì, chi se ne frega. Posso picchiare questi imbecilli buoni a nulla per tutto il giorno e... Non starò dimenticando qualcosa. Sì. Sai, un po'. Cavolo, mi ero scordato il marmocchio. Un attimo, basta che mi trasformi in scimmione e... Aspetta, non ho più la coda. Quel ciccio merda me l'ha tagliata. No, non no, più. fermati maledetto. Perché non morite e basta. Dai, Gohan si è trasformato, ci salverà tutti quanti. No, no. Oh no, Gohan si è trasformato, ci ammazzerà tutti quanti. Come no. Cambiare opinione in un secondo. Sono io il tuo papà. So che sei fuori di te adesso, ma devi concentrare la tua rabbia. Ricordi il draghetto? È stato lui! No, bugiardo! Stronzate! Non ho ucciso un cazzo di niente da quando sono su questo cazzo di pianeta! Non che non ci abbia provato, eh! Ehi, culone! Perché non tagli la coda pure a quello là?
Bene, ci penso io allora. Sì, è andata. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato. Non credo. No. Non t'hanno fortunato. Che cos'è un Atomic Flash? Com'è l'attacco? Distrutto e a pezzi, schiacciato da un poppante nudo e svenuto. Sì. Posso dirlo io cos'era l'attacco? Un momento, metto lo stop, dimmi. Citando un altro anime manga, Meteo Kip. E qual era? Attack on Titan? No, Keijo. L'anime manga migliore per i ragazzi durante l'estate, calde e assolate, perché ti fanno vedere tante di quelle tecniche di sport innovativo, e qui lo vado sul leggero perché è praticamente sumo completamente al femminile, fatto però con puri e tette, in costume da bagno sulle piattaforme delle piscine. Devo andare a vedere subito quest'anime. E ti vedi le parodie migliori e personaggi fantastici, perché ti concentri sulle ragazze soltanto nei primi due episodi, poi è un anime dove entri proprio nei personaggi di sport e combattimenti. Sembra un po' ambiguo questo frase, ma vabbè. Infatti, no, ma avevo sentito, guarda, un po' di ambiguità, però ho detto vabbè, mi sto zitto. No, ma guardate, è molto bello, perché per esempio ce n'è per tutti i gusti. Ci sono c'è la protagonista ingenua, c'è l'amica sportiva più specializzata nel judo. Ci sono dai personaggi maniaci e pervertite, quelle con la doppia personalità, tutto e di più. Le tecniche sono esilaranti. C'è anche una che praticamente fa un plagio a Gilgamesh. Gilgamesh è quella di Fate Stay. Esatto. E ci sono anche citazioni a Kenshiro. Ok, devo vedere assolutamente quest'anno. Come si chiama? Eijo, K-E-I-J con 6 punti esclamativi, credo. Ah, ok. L'ho visto in giro, però non mi sono mai appassionato. Sono 12 o 13 episodi, quindi... Dovrebbe essere fattibile. Ok, riprendiamo un po' l'episodio. Mi dica, signor Spock, cosa può dirci di questa navicella? Trovo illogico denominare questo oggetto navicella. Questo corpo sferico è sprovvisto di propulsori. Sembra più un involucro orbitale o un satellite. Bella lì, Spock. D'accordo. Devo solo entrare nella navicella. Volerò fino alla stazione di Freezer e dormirò come dopo una bruttissima sbronza. Tu non vai da nessuna parte! Pensi di poter uccidere i nostri amici, rovinarci la vita e filartela così? Ti stupirebbe se dicessi di sì. Questa storia finisce qui! E anche la tua vita! Va all'inferno! Aspetta! Vegeta! Sei dispiaciuto! Cosa? Se dici che ti dispiace, Vegeta, puoi andartene! Non ci posso credere! Ma che ti salta in mente, Goku? Ha ucciso i nostri amici! Ma Krilli, se è dispiaciuto, veramente dispiaciuto, noi non possiamo fare niente! Mi dispiace, sì, mi dispiace da morire. Mi sento un vero schifo. Lascialo andare, Krilli. Ma Goku! Sì, sono tanto, tanto, tanto dispiaciuto. Sì, ma sono... Siete ancora vivi? Allora, sfigati! Oh. Fa male, wow. Ridere.
Fa male, riderò. I nostri eroi alzarono gli occhi al cielo, emersi finalmente vittoriosi dal duro scontro. Si erano spente molte vite ed erano state apprese molte lezioni. E io mi sono intascato un bel malloppo. Ma brutto varo del mezzo! Non ti sento, non mi interessa. Dunque, dove ero rimasto? Riusciranno i nostri eroi a riportare in vita i compagni caduti? Quali nuovi pericoli incombono all'orizzonte? C'è qualcuno che ancora non ha visto questo cartone? Scopritelo nella prossima stagione di Dragon Ball Z Abridged. Ok, chi arriva ora? Aspetta. Hanno distrutto il mio corpo. Avanti. Ok. Ho fallito la mia missione di trovare le sfere del drago. Ho addirittura perso la coda. Ma almeno non può capitarmi nulla di peggio. Vegeta! Vegeta! Cosa? Ti perseguito. No! No. È così che Nappa divenne Ghost. Vegeta. No. Geta. Vegeta. Ghost Nappa. Nappa. Ghost Nappa, no. Cosa che pulsa dentro te. Chissà chi è. Ghost Nappa. C'è qualcosa che grida dentro te. Chissà chi è. Ghost Nappa! E vai! Vegeta. Ti piaccio come fantasma! Pure! Wow! Ok, dai, andiamo! Le mani in alto! Tutti insieme! Ma pure! Ma che sto concerto? Anzi, comunque, no, secondo meraviglioso la fine, proprio è indimenticabile. No, ma quante volte? Jeta, basta, voglio cambiare nome, non ce la faccio più. Non me la ricordavo, questa cosa di Nappa Ghost. Non me la ricordavo. Ma io me lo sono rivisto tante di quelle volte perché mi fa morire da ridere. Quando si chiude questa saga, il pezzo migliore è quello. Festa di Vegeta e Nappa sulla Terra, il pezzo migliore è quello lì. Perché nonostante Vegeta abbia ammazzato Nappa si piglia la sua vendetta facendo impazzire Vegeta e tormentandolo. E lo lascia pure intendere nel finale della saga di Freezer. Faccio questa domanda. Qual è il personaggio più divertente di Abridged visto finora? Nappa. Popo. Il signor Popo non si batte. Ricordati la gerarchia di Popo. Quella lì me la sono rivista. Poi ci siete voi. Poi c'è la cacca di Popo. Ci sono i vermi. C'è il supremo. E poi c'è Popo. Aspetta, c'è i vermi. No, la terra. Cazzo, com'era? No, al gradino più basso ci siete voi. Gli umani. Poi ci sono i vermi. Poi c'è la cacca di Popo, c'è il supremo e alla fine c'è Popo. Ah, ok, va bene. Ah, ok, quindi significa che perlomeno la cacca di Popo perlomeno è al di sotto del supremo. Perché poi questa cosa, scusami, è di Popo, quindi deve essere superiore a Kami. Ciao. Ma evidentemente non volevano farlo eccessivamente forzato. Ok, dai, abbiamo visto tre episodi, cioè per modo di dire tre episodi, abbiamo visto episodio 10 diviso in tre parti.
Ok, la prossima volta faremo 11, 12 e 13. Se 13 se non ci sono altre divisioni. No, sono episodi interi, quindi ok. Perfetto. Felice entra in una delle due saghe che preferisco in assoluto. Vabbè, Namek. Il viaggio per Namek, precisiamo. Ci sono due episodi per il viaggio verso Namek. Se devo scegliere, sto valutando le opzioni. Ok, dai. Se me ne vado alla fine di questo video, ringrazio tutti coloro che hanno visto questo. Hanno visto insieme a noi e hanno reagito insieme a noi vedendo tre episodi di Abridged. Ringrazio i miei ospiti Barto. E niente, a proposito dei commenti, che commenti ci sono? Niente, solamente una risata. Perfetto, perfetto, va bene. Solo uno che ha messo le faccine con la risata. Perfetto. E ringrazio il buon vecchio Kevin, che non si vuole mai mostrare e parla poco, e quando parla fa morire, però non nel senso giusto, quindi è brutto, non lo voglio più nei miei video. Il tuo cuore è essere la tua chiave, no, guida. È come Krilli quando scopre la vera identità di Trunks ragazzo. Si spancia da ridere con Bulma. Non me la ricordo questa parte. Ah, quella viene dopo. Sì. Ah, ok, apposta, apposta. No, perché non me la ricordo. Ho detto, quando è che l'ho visto questa parte? Ok, dai. Ringrazio veramente tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao. Shoryuken!